Alessandro Cupista, allenatore del 100 giovani calciatori, una prestazione davvero, diciamo, alla grande della squadra Viareggina, che ha avuto solo un attimo di appannamento facendo rientrare parzialmente in partita il San Diego, che tutto sommato va riconosciuto, è una squadra ben attrezzata, insomma. Ma San Diego è una squadra molto attrezzata, un'ottima squadra. Io faccio complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una partita di umiltà e hanno creduto fino in fondo. In fondo il risultato ci ha dato ragione e mettiamo un altro tassello e andiamo avanti. Avete dato una buona risposta dopo Sarzana, avete avuto una conferma, quindi senza dubbio non vi siete appagati, e quindi un 100 giovani che ha intrapreso la strada giusta dopo lo stop iniziato con il Lodi, squadra chiaramente meglio disposta in quella sera rispetto al 100 giovani calciatori. L'assenza di Muglia quella sera si è sentita, però diciamo che il centro si è rifatto alla grande. Ma il centro sta facendo il suo percorso, i ragazzi devono capire che questa squadra è stata fatta con un obiettivo ben preciso, forse qualcuno non lo sa, non se ne rende conto. Diciamoglielo. No, ma lo capiscono piano piano, quindi bisogna continuare ad andare avanti con grande umiltà e lottare fino all'ultima giornata. Poi quando arriveremo in fondo tireremo le somme e la società tirerà le sue. Un'altra bella risposta è stata quella degli attaccanti, che hanno trovato tutti il gol, e questo diciamo è positivo indipendentemente dalla tripletta di Mura, però anche Muglia, Lombardi stesso, quindi anche questo è un bel segnale. No, ma questa è una squadra che ha il potenziale, che possono segnare tutti, quindi non è quello, è solo è una questione mentale, cioè la mentalità è cambiata rispetto all'anno scorso, rispetto a alcuni, e devono capire che è diversa, quindi giocare e lottare tutti per una certa maniera.